Diventano tre le persone iscritte sul registro degli indagati per la morte di Teuta e Shpetim Pascio, i coniugi albanesi, cui resti sono stati ritrovati in quattro valigie in un campo all'esterno del carcere di Sollicciano a Firenze poco più di un mese fa. Oltre ad Elona Kalesha, la donna che si trova in carcere con l'accusa di aver ucciso, fatto a pezzi e nascosto la coppia, adesso un avviso di garanzia è stato recapitato anche all'ex fidanzato Taulant Pascio, attualmente detenuto in Svizzera per un altro reato, e Denish Kalesha, 32 anni, fratello minore di Elona. I tre saranno sottoposti alla prova del DNA rilevato all'interno dell'appartamento di Via Fontana, dove presumibilmente si è consumato il delitto. La procura e i carabinieri, come ricostruisce La Nazione, tengono aperte tutte le opzioni che ruotano attorno alla figura della Kalesha, ritenuta sempre più centrale in questa vicenda. L'aggressione mortale, secondo gli inquirenti, è avvenuta il 1 novembre 2015 alla vigilia dell'uscita dal carcere di Taulant, ma lo smembramento dei due cadaveri e l'uscita dal condominio delle valigie, che secondo i testimoni grondavano sangue, sarebbe avvenuta nei giorni successivi. Per questo non si può escludere a priori un coinvolgimento del figlio di Shpetim e Teuta. Un altro dettaglio, la Kalesha avrebbe avuto bisogno di un aiuto per portare via i bagagli perché non guidava. Ecco il perché dell'avviso di garanzia anche per suo fratello, residente a Cerreto Guidi ed attualmente in carcere a Massa. Poi c'è il mistero del feto, abortito da Elona pochi giorni prima dell'uscita dal carcere del fidanzato. Lei dice che era stato concepito durante un colloquio estivo, proprio all'interno del penitenziario, ma gli inquirenti vogliono vederci chiaro.